attimo. Essere venuti all'invito dell'azienda a incontrare i media. Stile, vedremo conoscendoci, che sono in genere parco di conferenze stampa. Niente, non posso che dire che essere onorata di fare parte di questa squadra. È un'impresa, una sfida molto grossa, molto pesante, ma ci proveremo. Che non so, speriamo di farcela, ecco. Quali sono i suoi obiettivi? Ma intanto i miei obiettivi sono quelli di riuscire a realizzare come dire, una forte sinergia già all'interno dell'azienda con i direttori, perché spesso questo, per la mia esperienza, nel passato, nelle altre aziende, non si è verificato e spesso tuttora non si verifica. Quindi una forte coesione, un forte lavoro di squadra e solo così, secondo me, si possono ottenere buoni risultati. Direttore, possiamo sicuramente dare un benvenuto al nuovo direttore sanitario per un'azienda che cresce, possiamo dire, anno dopo anno. Assolutamente sì, è una giornata felice, una giornata in cui la direzione strategica dell'azienda si completa nella maniera migliore. Io sono non solo molto contento, ma fiero di poter presentare, oltre al direttore sanitario che è stato rinnovato qualche giorno fa, anche il nuovo direttore amministrativo, dottoressa Nora Virga, che rappresenta un apporto di professionalità straordinaria sul versante amministrativo per la nostra azienda, e quindi posso dire veramente che ci siamo attrezzati per un lavoro che riteniamo una sfida molto alta, ma anche naturalmente, come in certe fasi della vita professionale, giusto che sia, interessante e in qualche modo parte del nostro dovere di servizio. Se abbiamo fatto un lavoro per tanti anni e abbiamo acquisito le conoscenze, è giusto che a questo punto queste vengano messe a servizio della comunità per cercare di risolvere anche problemi complicati e fare progetti ambiziosi. Progetti ambiziosi, ci può magari elencare qualche punto? Ma certamente è chiaro che non entreremo nei dettagli dopo solo pochi giorni dall'insediamento, ma ci sono alcuni temi che sono sotto gli occhi di tutti. Questa è un'azienda che nasce dalla fusione di due aziende, di due ospedali con una tradizione di grande indipendenza. È un'operazione che ha evidentemente un razionale, perché accorpare, come è stato fatto in generale in Sicilia e come è stato fatto altrove, pensate alla Toscana che è andata solo a tre aziende sanitarie per la regione, ha un grosso razionale di coordinamento, di risparmi, di uniformità, di appropriatezza. Ma non è una scelta banale, è una scelta che deve essere calata all'interno di ciascun professionista, perché dobbiamo arrivare a fare in modo che tutti coloro che lavorano per questa azienda sappiano loro e la vivano come un'azienda unica, e a quel punto fare in modo che i due poli ospedalieri siano due poli ospedalieri con una mission molto chiara, che deve essere non solo complementare, ma deve essere addirittura sinergica, cioè 2 più 2 non deve più fare 4, ma deve fare 5.